Lampedusa al collasso, pronta task force di Musumeci. Barchino approda a San Leone, ma per la Lamorgese questi non sono numeri da emergenza. Storie di migranti ieri al teatro Costa Bianca. Per proteggere la Scala dei Turchi scatta il blitz di Capitaneria e Carabinieri. Presentato il libro di Felice Cavillaro, Porto Empedocle si prepara ad una grande iniziativa per ricordare Camilleri. A tutti bentrovati dalla redazione di TVA Notizie. In apertura parliamo di immigrazione perché Lampedusa è al collasso e Musumeci annuncia per martedì una task force all'hotspot. Intanto un barchino ha scaricato migranti nella notte a San Leone, mentre il sindaco Martello si dice pronto a raggiungere il presidente tunisino Saied con la sua barca per vedere insieme di fronteggiare questa emergenza. C'è un servizio di Arturo Cantella. È un'emergenza senza fine, Lampedusa non ce la fa a contenere il numero di migranti che sbarchi su sbarchi arrivano sulle sue coste. 30 nelle ultime 24 ore e 1050 all'interno dell'hotspot. Musumeci è pronto a raggiungere immediatamente le Pelagie e attivare una task force che martedì sarà sul posto per una verifica delle condizioni igienico-sanitarie del centro di prima accoglienza e use parole dure nei confronti di Roma. Se è sua competenza, perché non interviene? Intanto anche Agrigento non viene risparmiata dagli approdi di migranti incontrollati e stamani nella centrale spiaggia dell'Holiday Park, prima traversa del Viale delle Dune, un barchino abbandonato poi sull'arenile ha depositato il proprio carico umano e i migranti si sono dileguati senza lasciare le tracce. E data l'emergenza Covid-19 c'è preoccupazione tra gli abitanti, le ricerche sono in corso. Sono pronto a mettermi a bordo della mia barca e raggiungere direttamente Tunisi da Lampedusa, lo dice oggi il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, che ha inviato una lettera al presidente tunisino Kassid Saied per chiedergli un incontro in merito alla situazione relativa al continuo flusso di migranti dalla Tunisia verso Lampedusa. Non intendo stare con le mani in mano e continuare ad assistere a questo continuo ripetersi di sbarchi che sta mettendo in ginocchio la nostra isola. Nella lettera il sindaco Martello chiede altresì un incontro al presidente tunisino affinché Lampedusa possa collaborare con il suo governo ed avviare una serie di iniziative internazionali e di accordi bilaterali per contribuire a superare l'attuale emergenza umanitaria. Ma per il ministro Lamorgese questi di Lampedusa non sono numeri da emergenza e immigrazione. Secondo quest'ultima, sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali, sottolinea, non rappresentano un'emergenza. Basta fare il raffronto, dice, con il 2011, l'anno delle primavere arabe, in cui arrivarono in Italia circa 30.000 tunisini, mentre adesso ne sono giunti solo 8.000 dall'inizio dell'anno. Le difficoltà, sempre secondo la Lamorgese, sono solo di carattere logistico, legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid-19. E la questione immigrazione clandestina preoccupa l'intera Sicilia, da Agrigento a Palermo a Messina, dove intanto il sindaco Cateno De Luca esulta per lo svuotamento dell'hotspot. Sentiamo. Tutti i migranti che nelle scorse ore hanno terminato la quarantena, i cui tamponi hanno dato esito negativo, hanno lasciato il centro di Messina e sono stati trasferiti altrove. Lo annuncia il sindaco Cateno De Luca. Sono soddisfatto, scrive il primo cittadino, perché dopo la mia ordinanza del 18 luglio scorso, attraverso un percorso di scontro-confronto con la prefettura, abbiamo raggiunto quanto promesso. Ecco perché oggi da Bisconte possiamo pianificare una nuova fase per la struttura d'accoglienza. Sì, perché è mio intento chiedere che sia assegnata al demanio comunale in modo da riqualificarla e offrire nuovi servizi al territorio. La procedura sarà avviata già dalla prossima settimana.
non siamo d'accordo che l'edificio sia nuovamente destinato a centro di accoglienza per migranti. Detto ciò, però, continua De Luca, non possiamo neanche permettere che i padri di famiglia che ci lavorano siano trasformati in disoccupati. Lo svuotamento della struttura comporterà la loro ricollocazione lavorativa. Non è mia competenza perché la regia è incardinata presso la prefettura, ma il mio augurio è che non siano lasciati soli. E ieri al Teatro Costa Bianca Acquarinto ha raccontato un'altra faccia dell'immigrazione, storie di immigrati, una serata ricca di contenuti ed emozioni, dedicando anche uno spazio all'opera dei pupi. Come tradizione, l'associazione Acquarinto ha organizzato un appuntamento al Teatro Costa Bianca di Real Monte dal tema storia di migranti, piccoli e grandi, che ha visto l'esibizione del maestro Angelo Sicilia, noto puparo siciliano, raccontare la storia dei pupi siciliani sui paladini di Francia e sulla famosa figura di Giufà. Quindi la presentazione del libro di Angelo Campanella, Come gabbiani sull'acqua, che parla della tragedia successa a Lampedusa, che persero la vita, dove persero la vita oltre 300 persone che cercavano di raggiungere l'isola inutilmente in quanto l'imbarcazione andò a fondo. Ogni anno Acquarinto organizza uno spettacolo in collaborazione con il Comune di Real Monte. Quest'anno l'associazione Acquarinto ha voluto patrocinare lo spettacolo L'opera dei pupi del puparo del maestro Angelo Sicilia di Palermo. Storie di immigrati piccoli e grandi, perché appunto l'opera dei pupi è un'opera per piccoli, ma è anche per grandi, e le storie di immigrati sono storie piccole ma storie anche grandi, storie dell'umanità. Abbiamo voluto proprio patrocinare questo spettacolo dell'opera dei pupi perché l'opera dei pupi contrassegna proprio la tradizione della Sicilia, è una tradizione che noi abbiamo voluto donare al mondo. E legarla agli immigrati, legarla ai nostri ospiti che attraverso questo spettacolo, attraverso l'opera dei pupi, possono anche meglio capire quali sono le nostre radici, qual è la tradizione siciliana. Questa sera infatti Angelo Sicilia ci racconterà non solo l'opera dell'Orlando, le gesta dell'Orlando Furioso, l'opera di Ariosto, ma ci racconterà anche una sua opera che racconta del Mediterraneo, penso che sia di Giufà. Adattata insomma al tema. Poi c'è anche un altro momento dedicato anche a un'importante pubblicazione, sempre in materia di immigrati, che ricorda un evento tragico successo a Lampedusa. Sì, presenteremo il libro di Angelo Campanella, che è uno scrittore iracalmuto, che ha scritto del tragico evento che è successo nel 2013 quando naufragò il barcone di Eritrea e Somalia a Lampedusa. Lui si trovava lì come professore e ha vissuto questo evento in prima persona. È un libro che continua ad essere a riscuotere, diciamo, riscontro, perché in realtà l'obiettivo di questi incontri è quello di far comprendere che di fronte a noi non abbiamo il migrante, di fronte a noi abbiamo l'altro uomo, un uomo come noi. E quindi il fatto che stasera ci sia un pubblico prevalentemente di ragazzi e ragazzini, e dal momento che abbiamo lo spettacolo dell'Opera dei Pupi, è un'occasione particolarmente interessante, perché spesso noi sentiamo dai media naturalmente parlare di migrazioni, però per quanto riguarda la gestione, le politiche dei vari partiti, a noi non interessa tanto questo, interessa di più l'aspetto umano, e il libro si concentra proprio sull'evento del 3 ottobre 2013, il naufragio terribile che ci fu al largo della costa lampedusana, e quando morirono 350 e più eritrei. E questa tragedia segnò particolarmente la popolazione lampedusana e quella nazionale. E io mi trovavo a Lampedusa perché lavoravo lì all'epoca, ho lavorato diversi anni a Lampedusa, e quindi ho potuto cogliere le reazioni che io stesso ho avuto di fronte a questo evento e anche quello della popolazione lampedusana. Le problematiche degli immigrati sono problematiche di tutti e noi cerchiamo di affrontarle con l'integrazione e naturalmente parlandone anche ai bambini, anzi soprattutto ai bambini, che devono sviluppare quella sensibilità verso il rispetto dell'altro, qualsiasi sia il colore e qualsiasi sia il loro bisogno. Ma Angelo Sicilia stasera non si limita
soltanto alle storie degli immigrati, ma ci racconterà anche la nostra Sicilia. Quella Sicilia che già a Real Monte raccontiamo da parecchio tempo e che in un certo senso TVA ci ha aiutato a raccontare sin dal lontano 2005, quando abbiamo iniziato il percorso di sviluppo di questo territorio. E le tradizioni importantissime che ci danno la possibilità di conoscere bene le nostre risorse, il nostro territorio, le nostre abitudini, la nostra cultura e trasferirla ai bambini, alle famiglie è cosa molto importante. Allora, noi solitamente facciamo un repertorio diverso, facciamo i pupi della legalità, però oggi faremo uno spettacolo molto particolare che è altrettanto importante, perché si parlerà di intercultura, si parlerà di culture che si avvicinano e si incontrano. Infatti realizzeremo uno spettacolo sui pupi tradizionali, con i pupi tradizionali, in cui però non ci saranno battaglie fra cristiani e saraceni, ma i paladini si combatteranno fra di loro, ecco, questa è la particolarità di oggi. E faremo un prologo con una storia che infatti è una storia che unisce le sponde del Mediterraneo, che è la storia di Giufà, che come sapete è presente sia nella cultura maghrebina che in quella siciliana che in quella persiana. Per proteggere la Scala dei Turchi non bastano divieti e transenne, ma scende in campo con il blitz la Capitaneria di Porto e anche i Carabinieri. Altro blitz congiunto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Giovanni Pellegrino e del personale della Capitaneria di Porto, agli ordini del capitano di fregata Gennaro Fusco, alla Scala dei Turchi. Ancora una volta il sito, nonostante sia sotto sequestro e dunque in parte inaccessibile, è stato preso d'assalto da numerosi turisti che, violando i sigilli e aggirando le barriere, hanno deciso di salire sulla famosa Marna Bianca. All'arrivo delle forze dell'ordine molti avventori si sono dileguati, ma almeno una decina di loro sono stati prontamente rintracciati, identificati e denunciati per l'ipotesi di reato di violazione di sigilli, trasgressione punita ai sensi dell'articolo 349 del Codice Penale, con la reclusione che prevede l'arresto da 6 mesi a 3 anni. Questi soggetti, transitando dal mare o scavalcando la recinzione, che risulta essere danneggiata in più punti, hanno messo a rischio la propria incolumità, violando i sigilli posti a tutela del sito di notevole pregio ambientale, disattendendo le ordinanze di interdizione per salire a ogni costo sulla popolare scogliera. Al termine del controllo e dopo aver liberato la Marna dai turisti indisciplinati, si è atteso l'arrivo del personale del servizio civico del comune di Real Monte. Ucciso nella notte a coltellate a soli 49 anni, addirittura dal figlio ventenne, accade a Spadafora. Sentiamo. Tragedia familiare nel Messinese. Un uomo di 59 anni è stato ucciso mentre dormiva dal figlio ventenne. Il giovane avrebbe accoltellato mortalmente il genitore mentre l'uomo dormiva nel letto della sua abitazione a Spadafora. Secondo una prima ricostruzione, il ventenne, a seguito di alcuni dissidi familiari, avrebbe colpito il padre nel sonno. Al momento del delitto, all'interno della casa erano presenti la convivente dell'uomo e il figlio 17enne della vittima. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma l'uomo era già deceduto. Il ventenne è stato trovato in stato confusionale, con i vestiti sporchi di sangue, ed è stato arrestato per omicidio. A far luce sulla tragedia familiare saranno le indagini dei carabinieri coordinati dal procuratore di Messina, Maurizio De Lucia. Elezioni amministrative ad Agrigento, lista Onda e Noi nominano i coordinatori e avviano gli incontri per scegliere il candidato a sindaco da appoggiare alle prossime elezioni amministrative. Intanto i nomi dei coordinatori: Giovanna Saieva, Alfonso Vassallo, Vincenzo Buongiorno per la lista Onda e Pasquale Bullo, Giovanni Montalbano, Enzo Di Natali per la lista Noi. Nominato pure Vincenzo Gueli come coordinatore giuridico elettorale per entrambe le liste. Ai coordinatori è stato delegato il compito di incontrare i candidati a sindaco a partire, dicono, preferibilmente da quelli di estrazione civica al fine di individuare chi possa essere il migliore sindaco per Agrigento.
E ci sono preoccupazioni per una non chiara situazione relativa alla riapertura delle scuole, anche per l'emergenza coronavirus, e proprio su questo tema la FLC CGIL Sicilia dice senza mezzi termini che servono indicazioni chiare per il riavvio dell'anno scolastico. Arturo Cantella. Sono tante le cose ancora da fare per il riavvio dell'anno scolastico in sicurezza, ma adesso è fondamentale dare indicazioni chiare ai dirigenti scolastici e di conseguenza a tutto il personale scolastico. Non si può continuare ancora a navigare nell'incertezza, e quanto ha ribadito il segretario della Federazione Regionale della Scuola, CGIL Sicilia, Adriano Rizza, nell'ambito del convegno dei dirigenti scolastici iscritti all'organizzazione che si è tenuto a Enna, e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, La Galla. Condizioni ancora ottimali, diciamo che non ce ne sono, si sta lavorando per questo, c'è un confronto costante con le istituzioni, tra di loro e tra i sindacati e le istituzioni stesse. L'ultimo incontro che c'è stato a Roma, c'era anche il commissario straordinario Arcuri, la ministra Azzolina, purtroppo non ha dato tutte quelle risposte che noi ci aspettavamo, soprattutto su alcuni temi come quello dei lavoratori fragili, la gestione del personale in quarantena e quant'altro. Quindi si sta lavorando affinché le condizioni ci siano, perché l'obiettivo finale per noi, ma penso per tutti, resta quello di restituire la scuola agli studenti, quindi didattica in presenza. Oggi la situazione non è sicuramente ottimale per dire possiamo avviare l'anno scolastico. Uno, perché mancano i banchi, anche se insomma pare che in qualche modo si riuscirà a consegnare i primi banchi già nel mese di settembre. C'è un problema legato all'edilizia scolastica, un problema noto, il reperimento dei locali, considerato che molte classi sono state sdoppiate, si parla anche di utilizzare i locali che diciamo, la Chiesa ha messo a disposizione, e quindi si sta lavorando anche su questo. Sul personale ci sono problemi seri, perché per quanto la Ministra lanci dei numeri importanti, 70.000, 80.000, però siamo in una fase estremamente complicata delle emissioni in ruolo, delle supplenze, un lavoro tra l'altro massacrante che sta coinvolgendo non solo i funzionari degli uffici scolastici provinciali e regionali, ma in prospettiva il personale della scuola e delle segreterie, che poi si dovrà adoperare per avviare questo percorso di reclutamento. Purtroppo, nonostante le risorse messe in campo, nonostante tutte le iniziative, tutta la buona volontà che possiamo dire tutti stanno mettendo, però quello che ci manca è il tempo. Noi speriamo che nel più breve tempo possibile vengano date quelle giuste indicazioni di cui soprattutto i dirigenti scolastici hanno bisogno. Noi oggi siamo qui proprio per questo motivo, perché i dirigenti scolastici hanno bisogno di risposte alle innumerevoli domande che ci vengono sottoposte, ma soprattutto anche definire quei protocolli che devono essere seguiti nei casi in cui, e sarà credo inevitabile, nelle scuole si dovessero presentare casi di alunni oppure di personale contagiato. Ecco, quello è importante, cioè dare delle indicazioni chiare, delle procedure che siano semplici ma chiare, per poter mettere il dirigente nelle condizioni di non esporsi e soprattutto di fare al meglio il proprio lavoro. La legge di stabilità regionale introduce misure speciali per la crisi Covid-19 e in particolare destina 120 milioni di euro al mondo dell'università, della scuola e della formazione professionale, individuando interventi a sostegno del personale, di riqualificazione del comparto, in particolare per la formazione professionale, ma soprattutto misure a sostegno del diritto allo studio universitario, contributi affitto e borse di studio, e importanti interventi sulla scuola, con particolare riferimento a progetti sulla scuola digitale e sul recupero delle povertà educative e della dispersione scolastica. I tempi di spesa sono naturalmente legati alle procedure e ai vincoli europei. Abbiamo liberato in questi giorni i primi 60 milioni e pensiamo di poterli distribuire entro ottobre. Le altre risorse, con particolare riferimento ai progetti, seguiranno nel giro di circa un anno.
Domenico Tuttolomondo, candidato sindaco delle forze del centro-sinistra, PD, Risorgimento Socialista e Alleanza Civica alle elezioni amministrative di Raffadali, allarga la base della sua coalizione con l'ingresso del Movimento 5 Stelle, che scenderà in campo con i propri candidati a consigliere comunale. Secondo il segretario regionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi, bisogna proseguire nel coinvolgimento di tutti coloro che intendono dare anche un contributo fattivo alla stesura del programma elettorale per il quale stanno lavorando da tempo le forze politiche di centro-sinistra. E l'Arcidiocesi pubblica il quinto e ultimo video verso l'ordinazione episcopale di Don Alessandro Damiano sul tema Nel segno della fascia dorata. A pochi giorni dall'ordinazione episcopale che avverrà il prossimo 5 settembre di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore eletto di Agrigento, è stato pubblicato lo scorso 31 agosto il quinto e ultimo videoclip in preparazione all'ordinazione nel segno della fascia dorata. Nel video si parla dell'azione dello Spirito Santo che attraverso la vita della Chiesa è un'intera storia umana. È lo stesso Don Alessandro Damiano a spiegare il motivo della scelta di aver inserito nello stemma vescovile la fascia dorata che attraverso la torre e lo sfondo blè, così dice, si è voluto rendere visibile lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, fascia di luce dorata che attraversa la storia, vivifica continuamente l'umanità, continua il soffio vitale che rende l'uomo maschio e femmina un essere vivente. È conoscente, Dio ci dice la scrittura, io creo maschio e femmina, a sua immagine lo creò. Sentiamo uno stralcio di Don Franco e di Don Damiano. È l'ultimo incontro che facciamo insieme, questo vuol dire che l'ordinazione è prossima. Abbiamo parlato di chiesa, di impegno, abbiamo parlato di stabilità, abbiamo parlato di barca. E oggi, guardando quella fascia dorata che taglia lo stemma di Don Alessandro, parliamo per ultimo, ma non perché sia meno importante degli altri, ma perché merita più attenzione degli altri, dello Spirito. Vedete, tante volte noi agiamo nella Chiesa come se fossimo noi i protagonisti, ognuno con le sue capacità, i suoi studi, le sue possibilità, le mette a disposizione degli altri, inventiamo i progetti, pigliamo e indichiamo direzioni da prendere. E invece dovremmo abituarci, e credo che questo è il segno più grande della fede, alla presenza dello Spirito che agisce. E allora io divento cristiano e sono cristiano nella misura in cui lo Spirito diventa per me guida. Lo Spirito è l'anima della Chiesa, ci fa coesione tra noi per darci quella fortezza, ci fa famiglia dando a ciascuno un ruolo. Lo Spirito guida ed è là che dobbiamo guardare a lui per sapere quale strada da prendere. Non è detto che quelle che vorremmo prendere noi siano sempre le più giuste. Ecco, l'obbedienza allo Spirito diventa capacità anche di creatività, perché lo Spirito è sempre nuovo, noi diciamo vola, vola di qua e di là e chiede attenzione, chiede impegno e chiede anche che ognuno si sbracci per realizzare quello che viene previsto. Però lo Spirito non è soltanto una ricchezza della Chiesa. Lo Spirito agisce in tanti luoghi, agisce dove si fa politica, dove si è impegnati per il sociale, agisce dove ci sono istituzioni che guardano all'uomo. E allora essere Chiesa significa rendersi conto di uno Spirito che è l'anima della Chiesa, ma rendersi conto e quindi essere capaci di riconoscere quello che il Concilio chiama le altre aiuole, dove lo Spirito c'è e agisce. Noi non possiamo essere Chiesa da soli, eliminando e allontanando il mondo, ma grazie a questo Spirito che ci unisce, amiamo la Chiesa, vogliamo essere Chiesa, ma sappiamo che la Chiesa deve sapersi mettere accanto, là dove c'è attenzione all'uomo, ricerca dell'uomo, desiderio che la dignità dell'uomo venga riconosciuta. E allora sì, che il lavoro si completa, perché lo Spirito diventa il regista, noi diventiamo i protagonisti
e un po' alla volta gli spettatori diminuiranno di numero perché saranno coinvolti in un'avventura d'amore e di storia nuova. Nello stemma, la torre e lo sfondo blu sono attraversati da una sbarra diminuita d'oro. Così si è voluto rendere visibile la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, fascio di luce dorata che attraversa la storia, vivifica continuamente l'umanità, continua il soffio vitale che rende l'uomo, maschio e femmina, un essere vivente e cosciente. Dio lo creò maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza lo creò, ed è proprio la coscienza che ci fa a sua immagine. Veramente siamo tempio dello Spirito Santo, tempio di Dio, e per questo capaci di compiere le opere di Dio in tutta umiltà, mitezza e pazienza, pur rimanendo esposti a quell'altro spirito, che è menzognero e divisivo fin dal principio, a cui possiamo resistere, rimanendo saldi nella fede, radicati nella parola del Vangelo. Siamo giunti al termine di questo viaggio tra i segni che caratterizzano lo stemma. In molti mi chiedono, sei pronto? Non so. O forse dovrei rispondere indegnamente con una celebre frase, se nessuno me lo chiede, lo so bene, ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. Ha ragione l'autore della lettera agli Ebrei, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma è anche quella mano che trovo sempre pronta a sorreggermi nella prova, quella mano che sostiene tutta la creazione. Allora rimaniamo lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti nella carità verso tutti, conservando l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Viviana e Gioele, si infittisce il giallo perché sono state trovate tracce di sangue nella casolare, vediamo. Svolgimento dei fatti. Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue. Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, nominato in data 25 agosto 2020, è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali. Tale compito, come facilmente intuibile, si preannuncia lungo, complesso e per forza di cose articolato in numerose sessioni. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, pertanto, non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele. Come già detto in precedenza, questo ufficio prosegue tuttora le indagini in ogni direzione, senza tralasciare alcune ipotesi. Tracce ematiche sono state trovate con il Luminol nelle campagne di Caronia, vicine ai luoghi del rinvenimento, nei giorni scorsi, dei cadaveri di Gioele e Viviana Parisi. Bisognerà aspettare una decina di giorni per sapere se sono di animali o persone. Lo si apprende dall'ANSA, che ha pubblicato le dichiarazioni dell'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello. Le tracce sono state rinvenute ieri sera dalla polizia scientifica, ha eseguito degli esami tecnici irripetibili nei casolari delle campagne di Caronia, vicino ai luoghi dove sono stati trovati i corpi della 43enne di Venetico e del figlio di 4 anni. Sono stati eseguiti tamponi salivari e prelievi di sangue ad alcuni animali e si sono cercate tracce ematiche e biologiche. Vedremo quello che emergerà da queste analisi, aggiunge Venuti. Dobbiamo dire che tutti gli allevatori sono stati disponibili e che si è riusciti a fare le analisi agli animali. Per la prossima settimana è stato programmato un esame da parte dei medici legali sul cranio del piccolo Gioele. Palermo ha ricordato Libero Grassi. C'è un servizio, vediamo. Il 29 agosto 1991 la mafia uccide Libero Grassi. Erano le 7:40 quando Grassi fu ucciso a colpi di pistola da Cosa Nostra in via Alfieri a Palermo. Grassi si rifiutò di pagare il pizzo il 10 gennaio del 91, dopo numerose e insistenti chiamate, inviò una lettera al Giornale di Sicilia che iniziava così: «Caro estortore, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia». Quella lettera diede inizio alla stagione delle cosiddette
ribellioni da parte delle vittime del pizzo di Cosa Nostra. Grassi fu ucciso 7 mesi dopo la pubblicazione delle sue dichiarazioni, lasciando la moglie Pina Maesano e i figli Davide e Alice. Alice ogni anno ricorda il padre il 29 agosto spruzzando vernice rossa sul luogo dell'omicidio. Ed è sempre lì che viene affisso un manifesto scritto con il pennarello che recita: il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà, dell'associazione, degli industriali, dall'indifferenza, dai partiti, dall'assenza dello Stato. Negli anni seguenti l'eredità morale di Libero passò nelle mani della moglie, che ha collaborato con associazioni come Libero Futuro, Dio Pizzo, affinché la battaglia del marito non morisse negli anni. Ogni anno inoltre la città di Palermo e la Sicilia tutta si stringono nel ricordo dell'imprenditore oggi divenuto eroe. L'anno scorso Alice Grassi, durante la manifestazione, aveva espresso il suo malcontento. Sono io che non mi sono accorta di niente, oppure il governo in questo anno non ha fatto nulla sul fronte della lotta alla mafia, perché non mi risulta che abbia fatto proprio nulla, ammesso infatti. Siamo così intenti a respingere gente sfortunata che non ci occupiamo di ciò che succede a casa nostra, come la mafia o l'andrangheta, aveva detto Alice Grassi a margine della commemorazione. Nel 2018, a gennaio, su Canale 5 è andato in onda anche il film TV Libero Grassi a testa alta. La pellicola fa parte del progetto Liberi Sognatori di Mediaset, 4 film per 4 figure emblematiche della lotta per la giustizia in Italia. I protagonisti del progetto cinematografico sono Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese, Emanuela Loi. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, poi torneremo per aprire un'ampia pagina culturale. Sciascia, l'eretico, storie e profezie di un siciliano scomodo a Porto Empedocle, presentato il libro di Felice Cavallaro. E nell'occasione il sindaco Carmina anticipa prossimamente una importante iniziativa su Camilleri, il calendario 2021 dal titolo Porto Empedocle e la mia vigata. Ci sono le interviste. Nell'ambito delle manifestazioni estive che il comune di Porto Empedocle ha organizzato un incontro con lo scrittore Felice Cavallaro, che ha presentato il suo ultimo libro dedicato a un grande della nostra scrittura, Leonardo Sciascia. L'iniziativa si inquadra nell'ambito di prossime eventi che l'assessorato alla cultura empedoclina andrà a organizzare per il prossimo mese di settembre, in particolare per ricordare anche il maestro Camilleri. Ma vale la pena riscoprire Leonardo Sciascia, che può essere utilizzato come una lente di ingrandimento per scoprire bene i problemi in cui siamo immersi oggi. Leonardo Sciascia ha scoperto il tema dell'impostura, di Tangentopoli, dei conflitti fra poteri. Ha esaltato, è diventata per lui un'ossessione, il tema della giustizia. Ecco, tutti questi temi, visti con gli occhi di Leonardo Sciascia, possono diventare un'occasione per riflettere davvero sul mondo in cui siamo immersi oggi. Quindi non si tratta soltanto di rispolverare un vecchio scrittore, magari un po' con i libri impolverati in libreria, no, si tratta di riscoprire i problemi di oggi attraverso gli occhi di un profeta, eretico, che ci ha aiutato a capire in anticipo cosa sarebbe accaduto. Molti però hanno finito per non cogliere questi allarmi quando avrebbero dovuto, e quindi è proprio su questo ritardo che bisogna riflettere per evitare di non guardare bene alle soluzioni possibili per i problemi in cui siamo immersi oggi. La strada degli scrittori. La mia vita, pur essendo nata a Siracusa, dove gli scrittori che ho conosciuto erano i greci, perché Euripide, Sofocle, Eschilo sono stato il mio pane giovanile. La strada degli scrittori, creata da
da Felice Cavallaro, dall'associazione che lui ha creato, in qualche modo mi ha portato a frequentare scrittori che avevo, come dire, non sottovalutato, ma che avevo incontrato meno, per esempio Sciascia, oppure Rosso di San Secondo, Russello. Ovviamente io sono nato a Floridia, in provincia di Siracusa, e nonostante non sia agrigentino, sono stato adottato da Agrigento da quando nel 92, davanti alla casa di Pirandello, cominciai a interpretare il berretto a sonagli di Pirandello, e la mia vita è una vita, diciamo, segnata da Pirandello. Camilleri è stato il mio insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica, cominciando nel 1977, ed è rimasta una frequentazione, un'amicizia fino all'ultimo giorno della sua vita. Felice Cavallaro è un giornalista che io stimavo moltissimo prima di conoscerlo, per il suo impegno etico, culturale, sulla nostra terra, sui nostri valori. Lui mi ha fatto conoscere più approfonditamente Leonardo Sciascia. Dobbiamo tornare alla normalità, a vivere. Questa è una città di cultura che offre tanti spunti, tante iniziative. Oggi abbiamo l'onore di avere fra noi una delle più prestigiose firme del giornalismo italiano, Felice Cavallaro, che ci parla del suo libro L'eretico, dedicato a Sciascia. Siamo davvero felici di cominciare nel proseguo, per la verità, di iniziative dedicate ai grandi scrittori italiani, a partire dai nostri conterranei, dopo le iniziative per Camilleri, che avranno un seguito nella prima settimana di settembre, dedicare appunto a Sciascia, che frequentava questa torre, il centro culturale e sociale Torre di Carlo V, in cui incontrava uomini come Andrea Camilleri e altri illustri letterati e uomini di cultura di questa terra, questa sera dedicarla a lui, a 30 anni dalla morte, quindi è una cosa davvero bella. Assessore alla cultura Conigliaro, si presenta oggi questo libro, il primo di una serie di iniziative che il Comune con l'assessorato alla cultura intenderà organizzare. Cosa ce ne anticipa qualcuno? Ma diciamo che l'idea è quella di ripercorrere anche gli scrittori che fanno parte del circuito della strada degli scrittori, e quindi oggi ospitiamo il bellissimo libro di Felice Cavallaro su Leonardo Sciascia, un libro che ci ricorda un intellettuale che fu il primo a denunciare il sistema di potere e di criminalità negli anni 50, e poi arrivando fino all'89, anno della sua morte, dove ci fu tutta la polemica sui professionisti dell'antimafia, ma anche il caso Moro, e poi ovviamente avremo la prossima settimana il ricordo per il 95esimo anniversario dalla nascita di Andrea Camilleri. Avremo tutta una serie di manifestazioni che annunceremo questa settimana, e avremo anche la presentazione del libro di Cilona, Andrea Camilleri un anno dopo. L'associazione Mariterra, sempre nel totale rispetto delle norme contro il coronavirus, quindi col distanziamento, farà un cineforum su Mariterra e Archeo Club, entrambe le associazioni che sono le stesse che hanno realizzato il murales, hanno proposto il murales di Camilleri, stanno promuovendo questi cineforum di film degli anni passati, degli anni 60-70, per ripercorrere anche un po' di storia del cinema. Iniziative e spettacoli stasera e domani all'Alba, alla Valle dei Templi. Ce ne parla Sebastiano Lomunaco. Sarei protagonista di due impegni alla Valle. Alla Valle dei Templi, domani sera 29, farò uno spettacolo che si intitola Io... Ah, pardon. Stasera... Da capo, la risposta da capo. Stasera alle 20:30... alla Valle dei Templi, al Tempio di Giunone, farò uno spettacolo che si intitola Io e Pirandello, ma che non è solo un omaggio a Pirandello, ma che è anche un racconto della mia vita di attore pirandellianamente vissuta. Tutti i personaggi, oltre quelli pirandelliani, che ho incontrato durante la mia vita di attore. Sarà un impegno molto faticoso dal punto di vista fisico, perché finito lo spettacolo della sera, alle ore 4 del mattino dovrò mettere la sveglia per essere presente alle 5:30 e cominciare l'ultima
di quest'anno, ovviamente recita dell'Iliade al Tempio della Concordia, che ha riscosso quest'anno un successo enorme. Ogni volta è stato il Tempio, lo spazio antistante alla Concordia, tutto esaurito per il numero che ci concede la legge in questo periodo. E poi la sera di nuovo del 30 sarò di nuovo al Giunone a fare ancora io e Pirandello, se sopravvivo a questa maratona da atleta del teatro. E adesso lo sport, il calcio, l'Akragas si prepara alla nuova stagione calcistica. Ieri la conferenza stampa, c'è un servizio di Carmelo Lentini. In pieno clima Covid-19, la dirigenza dell'Akragas, con a capo la presidente Sonia Giordano, ha voluto presentare la rosa dei calciatori messa a disposizione del tecnico palermitano Francesco Di Gaetano. Stampa, dirigenza, calciatori, e per ovvie ragioni, si sono ritrovati a debita distanza in sala stampa senza la presenza dei tifosi, che sicuramente avrebbero gradito partecipare. Ma si tratta di un appuntamento solo rimandato, per come ha assicurato la stessa presidente, e rinviando il tutto in attesa di tempi migliori. Dall'interessante conferenza stampa è anche emerso un fatto importante che potrebbe dare quella spinta necessaria per rendere la società più rafforzata sul piano economico ed organizzativo. A chiare lettere si è parlato del sempre più probabile ritorno in biancazzurro dell'ex patron Silvio Alessi, che si è visto in sala stampa ad ascoltare con interesse lo svolgersi della stessa. Matrimonio in vista? Sonia Giordano si augura di sì, ma oggi si può parlare senza ombra di dubbio di un avviato status di corteggiamento con sempre più probabile fidanzamento in vista. Ma ascoltiamo cosa ha riferito ai nostri microfoni la stessa Sonia Giordano, cui seguirà l'intervista con il tecnico Francesco Di Gaetano, che fa il punto sull'attuale situazione e sull'arrivo imminente di un esperto attaccante. Passi avanti sicuramente li stiamo già facendo, probabilmente, come dicevo anche in conferenza, magari un po' in sordina, però stiamo lavorando per arrivare dove è giusto che la carrozza debba arrivare, insomma, un po' alla volta. Cosa ci dice di Silvio Alessi? Cosa ci dice di? Silvio Alessi. Silvio Alessi, vi dico che è un... mi sento di dire che oggi posso cominciare a parlare di un'amicizia, e spero che lui quanto prima ritorni all'Akragas e mi affianchi, perché ho bisogno di persone come Silvio Alessi, non solamente per il calcio, ma perché lui sia una grande persona. L'ho conosciuto e devo dire che è un grande. Ha incontrato la squadra, cosa ha detto ai giocatori, lo staff tecnico? Verità, allora, mi sono trovata nel campo, ho detto ai ragazzi, io non ho mai fatto presidente, non so cosa si dice ai ragazzi, vi dico in bocca al lupo, io vi difenderò sempre, vinciamo e si va avanti. Siamo qui che abbiamo un obiettivo, siamo qui per questo obiettivo che è ambizioso, e quindi è giusto lavorare in una certa maniera per poi arrivare agli appuntamenti, quelli importanti, in buone condizioni, e quindi fare di tutto per iniziare nel miglior modo possibile. Queste amichevole sono servite abbastanza per immettersi in un clima, diciamo, un po' invocato in quello che potrebbe essere il campionato d'eccellenza. Sì, ma infatti le amichevoli le abbiamo fatte apposta contro squadre che lotteranno dall'altro lato per vincere, perché appunto volevamo capire realmente quali potessero essere le nostre potenzialità. Devo dire che comunque siamo una squadra che si sta costruendo bene e ha delle qualità importanti, quindi arriveranno altri giocatori che andranno sicuramente ad arricchire questa rosa e a dargli ulteriore qualità. Si parlava di un play basso e di un attaccante pronti a firmare. Sì, sono stati già individuati, almeno l'attaccante, domani dovrebbe arrivare in città, quindi poi è giusto che sarà il direttore sportivo a comunicarvelo, e quindi già sarà disponibile anche per i prossimi allenamenti che ci saranno. Mister, che calcio proverai a far giocare con l'Akragas? Il calcio a me, ti posso dire che piace, una squadra che tenga il possesso, sempre non fino a se stesso, ma comunque sia che sia una squadra paziente, senza
forzare le giocate, ma allo stesso tempo mi piacerebbe avere una squadra cinica, quindi le occasioni che vai a creare comunque concretizzarne più possibile. A me cioè, sarebbe riduttivo dire un calcio bello da vedere, ma è quello che forse un mio allenatore spera. Poi a volte riesce, a volte no, dipende da tanti fattori. Termina qui questa edizione di TV a Notizie. Noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra informazione. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti un buon weekend.